Ciao me stesso, sono passati 10 anni dalla registrazione di questo video. Io spero vivamente che tu stia bene e soprattutto che tu sia vivo. Praticamente abbi pazienza un attimo che devo spiegare un secondino ai miei fan che cosa, oppure chi guarda questo video, che cosa sto per fare. Allora, praticamente io adesso, in questo momento, in questo video, come vedete dal titolo, parlerò a me stesso. Che cosa vuol dire? Parlerò a me stesso. Quindi io in questo momento sto mandando un video messaggio praticamente al me stesso di 10 anni, quindi esattamente fra 10 anni, quindi nel 2025, quando avrò quasi 33 anni. Spero che tu stia bene, soprattutto come ti ho chiesto prima, spero che tu sia vivo. Parto dal presupposto che tu spero che abbia smesso di fumare, perché sei un coglione. Hai fatto quella cazzata immensa di volerti fare il figo in mezzo alla gente e dire cazzo sono grande, io sono più grande di te, quando in realtà essere grandi significa altro. Spero davvero che tu abbia smesso di fumare, che tu abbia smesso di mangiare quelle porcate dalla mattina alla sera, che ti fanno ingrassare, che ti fanno venire i brufoli e tutto, anche perché a 32 anni non penso che tu abbia ancora i brufoli. Lo spero per te. Se in questo momento stai ancora con la Silvia, chiamala. Dai, forza, chiamala, che deve guardare questo video. O almeno chiama anche chi c'è, se avete procreato in qualche modo. Chiama il mini gabbino e anche se non capisci un cazzo, prova a fargli vedere com'era suo padre 10 anni prima. Un'altra cosa che tu spero abbia fatto davvero, con tutto il cuore, spero che tu abbia investito nell'imparare la lingua più importante del mondo, ovvero l'inglese. Spero che tu abbia viaggiato il mondo, spero che tu sia completo a livello di lingua, spero che tu abbia imparato bene l'inglese, perché ragazzi l'inglese è la lingua più importante del mondo, questa tra virgolette era una parentesi. Questo è tutto uno spero, quindi io spero che tu, appunto speri, io spero che tu stia guardando questo video magari sorridendo, dicendo ce l'ho fatta, perché non è facile, non è facile farcela ragazzi, non è facile farcela ragazzo mio. In questo momento sto vivendo un periodo della mia vita molto bello, molto proficuo, pieno di soddisfazioni, però nello stesso qual tempo un periodo dove sto per affrontare una scelta veramente difficile, ovvero iniziare ad andare a vivere da solo, cavarmela da solo, appunto anche con la Silvia, che spero che tu sia qua. Spero che tu abbia iniziato a mettere via tutte le bollette che ti arrivano a casa, al posto di lanciarle e fregarsene. All'inizio del 2013 tu hai sempre desiderato avere una macchina in particolare alla quale io adesso non posso dire, però comunque spero che tu ce l'abbia fatta, spero che tu l'abbia presa senza problemi, spero che tu, perché alla fine è una sorta di soddisfazione, penso, avere una macchina pagata con le proprie mani, quindi spero davvero che tu ce l'abbia fatta a raggiungere questo tuo obiettivo, perché non è sicuramente facile. Spero che tu ti sia trovato un lavoro fisso, un lavoro che ti permetta garanzie, un lavoro che ti dia famiglia, un lavoro che mantenga la tua famiglia, un lavoro che mantenga te stesso e che ti dia tantissime soddisfazioni. Spero che tu abbia smesso di mangiarti schifezze, come ho detto prima, e spero che tu abbia smesso di spendere i soldi dove non c'è bisogno. Anche un altro esempio, come le sigarette. Non hai problemi di alcol adesso, quindi non penso che fra 10 anni tu abbia problemi di alcol, a meno che non succeda qualcosa di incredibile, ma non hai problemi di alcol, quindi non è che ti ubriachi tutte le sere in questo momento, non è che ti ubriachi tutti i giorni, tutte le settimane. Spero che ogni tanto qualche bicchiere te lo fai, perché bere ogni tanto non fa male, però spero che tu non sia appunto in un ricovero di alcolisti anonimi. Dov'è che vivi? Dov'è che vivi? Vivi a Modena? Vivi a Milano? Vivi a Las Vegas? Vivi a Mozambico? Dov'è che vivi? Io spero davvero che tu abbia, con tanti sacrifici, tu sia appunto riuscito a compiere tutti i tuoi sogni che hai in questo momento, che ho io in questo momento, perché non è facile avere questi sogni qua, sono sempre stato un po' complicato sotto quell'aspetto. Io spero che tu in questo momento, quante volte, allora tu Gabriele, tu dimmi una cosa, parliamoci chiaro, io e te, tu sei famoso in una cosa in questo momento, ovvero dire tanti termini tipo appunto, mamma mia, su FIFA. In questo momento spero che tu appunto, per appunto, che tu abbia perso questa abitudine. Cambiamo termine, mi auguro che tu abbia ancora la passione per i videogiochi, magari il tempo non c'è più. Io mi auguro che, adesso incominciamo con mi auguro, quei 10 minuti al giorno per farti una partita alla PlayStation, per farti una partita all'Xbox, perché comunque penso che sia oro colato a 33 anni avere comunque il modo di le possibilità di giocare e di svagarsi un attimo. Spero che l'Italia abbia dato un futuro ai giovani, soprattutto perché penso che tu abbia un figlio adesso, o se non due, o una figlia. Mi auguro che tu abbia dei buoni propositi per loro, che soprattutto il paese italiano dia le possibilità
appunto di realizzare ciò che magari tu vuoi far diventare tuo figlio o tua figlia. Mi auguro che tu abbia ancora due genitori, quindi nel caso fallo vedere a mamma e papà questo video, me lo auguro davvero tanto. E mi auguro, adesso sto per dire una cosa un po' bruttina, però mi auguro che se fra 10 anni non ci dovessi essere più, questo video messaggio chiunque mi conosca lo faccia vedere comunque alle persone mie care, oppure comunque se ho avuto figli poi sono venuto a mancare, diciamo che speriamo che questo video qua lo vedano appunto qualcuno di mio caro e lo faccia vedere, sì. Sono sicuro che tu abbia fatto soldi, perché comunque i soldi sono importanti, i soldi vengono dopo gli amici, la famiglia e tutto, però mi auguro che tu sia riuscito a raggiungere certi obiettivi, determinati obiettivi che ti sei dato in questo momento. Spero anche che tu sia circondato da amici, da persone vere, perché comunque non è facile, e soprattutto a quell'età lì, a 33 anni, avere amici e persone vicine non è facile, quindi spero davvero che tu ce l'abbia fatta, tenerti stretto alle persone vicine e le persone che ti vogliono bene. Hai viaggiato il mondo? Hai continuato a viaggiare? Hai continuato a fare le tue cose? Hai continuato a prendere aerei, avere comunque ancora paura di viaggiare in aereo dopo 86 aerei presi? Spero che tu davvero sia una persona non diversa da adesso, perché io vado fiero di ciò che sono in questo momento. Sono sempre stato coi piedi di piombo per terra. Non mi auguro che tu non stia ancora giocando ai videogiochi, nel senso a fare video su YouTube. Ho sbagliato, perché prima ho detto un'altra cosa. Mi auguro che tu appunto non stia facendo ancora video su YouTube, perché vuol dire che in questo momento ce l'hai fatta. Io ho tanti obiettivi in questo momento, ne ho tanti, quindi tu ce l'hai fatta, Gabriele, tu ce l'hai fatta. Tu in questo momento sei lì sul tuo divano dopo una giornata di lavoro con i tuoi figli, con tua moglie, e stai guardando questo video ridendo. E questo video qua lo faccio perché comunque in questo momento ho un canale YouTube dove spero che ci sia ancora, dove poter vedere appunto questo video, ma nel caso comunque non lo cancello. Mi auguro davvero che tu abbia soddisfazione nel vedermi in questo istante, perché comunque non è semplice, non è facile sopravvivere al mondo di oggi, e se sei lì vuol dire che tu ce l'hai fatta, a meno che non lo stai guardando in una TV via cavo, in un internet caffè oppure qualcosa che vabbè. In questo momento io hai 3 tatuaggi, ne hai uno qua e uno qua. Non è che io mi auguro, spero, però suppongo che tu ne abbia un po' di più, anche perché comunque a me piacciono tanti tatuaggi. Non esagerare, non iniziare a tatuarti in faccia, perché comunque non è bello. Spero di avere ancora tutti i miei capelli, perché comunque già sono un po' scozzato qui. Però spero che tu abbia ancora tutti i capelli, non, tu non sia pelato, anche se non c'è nulla di sbagliato. Però comunque io ci tengo tantissimo i miei capelli in questo istante. E quindi tu li usi ancora, lacca e piastra? No, perché a una certa bisogna anche darci un taglio, lacca e piastra. Se sei sposato, mi auguro che il tuo viaggio di nozze l'abbia passato in un posto caldo, in un'isola sperduta, rilassato almeno 2 settimane. Spero che tu abbia viaggiato tanto il mondo, che sei stato in Cina, in Giappone, in India, in Russia, no? Perché fa freddo. Mi auguro che tu abbia portato la tua moglie, ovvero la mia attuale fidanzata Silvia, che fra 2 mesi facciamo 8 anni. E mi auguro che tu l'abbia portato a Los Angeles, perché lei lo vorrebbe, in questo momento lo vorrebbe vedere tantissimo. Nel caso fosse finita male, comunque sia, lei è sempre stata una cosa vitale per me. Se dovesse essere finita, evidentemente è successo qualcosa che non doveva succedere. Gli amici sono molto importanti, soprattutto sia quelli di YouTube che quelli extra YouTube. Mi raccomando, spero che tutti siano in contatto. Se per caso in questo istante tu non sia in contatto con nessuno, fai vedere questo video e magari ti ha voluto bene veramente, magari tornerà. E questo video, diciamo che sarebbe carino, anche se ci fosse un'evoluzione di internet, condividerlo fra 10 anni, e magari qualcuno si imbatterà in questo video dicendo: io a 14, 15 anni, 16 anni, 20 anni, 32 anni, 10 anni fa vidi questo video di Gabbo e gli misi magari un mi piace, gli misi un commento dove sosteneva appunto questo suo video, perché comunque penso che sia molto carino da fare, e nel senso è molto anche abbastanza inquietante sotto quell'aspetto, perché comunque parli a me stesso del futuro, cioè nel senso non è facile. Spero anche di avere anche tutta la barba nera e non avere una barba bianca, così, perché anche se la barba bianca fa figo, quindi va bene ragazzi, io questo video lo finisco qua. Io Gabriele ti saluto, ti mando un bacio, ricordati che in questo momento sto mangiando tanto, quindi c'ho un sacco di manine dell'amore, quelle lì
devi toglierle via, perché non è una cosa vitale, però insomma è anche un po' per sdrammatizzare questo video qua, anche se di drammatico non c'è nulla, diciamo. Quindi adesso io, ricordati che io sto facendo YouTube, faccio tanti video al giorno, tanti li cancello, tanti li pubblico, e sto dedicando la mia vita a quello. Penso che sia il periodo più bello della mia vita. Spero che il periodo più bello della mia vita non sia questo, ma sia ogni anno sempre meglio. Io ti saluto, Gabriele, grazie mille per essere quello che sei, ne vado fiero, e soprattutto ringrazio i miei genitori e la mia famiglia. Un saluto anche a mia sorella.